vista per Mario Bufalino? No, ma per la vista finale, io mi sono messo dentro perché ho chiesto anche all'altro, dato che la maggior parte dei ragazzi avversari sono stati giocatori miei per tanti anni, ho detto dopo posso, se sono, ci prego, vado, era una scaramucce finale, una spinta, e qualcuno dei miei ex giocatori onestamente poi si è frenato, ci sta, basta che non degenerano queste cose, una spinta uno, una spinta l'altro, i nervi sono a fior di pelle, perché bisogna anche capire e rispettare gli avversari che vanno fuori dal torneo, per cui niente di particolare. Ci potrebbero essere stati provvedimenti disciplinari? No, non credo, solo scaramucci, qualche spinta, qualche cosa. Poi, non penso, con l'esperienza che ho, non credo e non penso, però poi siamo qua ad aspettare. Dopo oltre un mese, come l'ha vista la squadra? Dal punto di vista, credo che tutto sommato, cioè, era una partita difficilissima. No, però... molto difficile, l'avevo detto, anzi scusatemi che sabato non avevo programmato di scambiare qualche parola con voi, poi lo dico serenamente, c'erano gli animi caldi tra i giocatori, ho sospeso l'allenamento dicendogli se dovete combattere domenica, non in allenamento fra di voi, per cui abbiamo finito prima l'allenamento. Infatti ci hanno dato ragione perché, dico, nella misura in cui incontravamo, secondo me questa era la vera finale. Cioè, le squadre importanti, non avevamo una grande squadra, avevo chiesto ai ragazzi umiltà, e senza spazientirsi, non perché avevamo i due risultati a nostro favore, tant'è vero che tranne i 5 minuti finali ho provato a mettere sempre ruolo per ruolo, gente che attaccavano gli spazi, però ci stanno anche gli avversari che scavalcavano, quindi diventava difficile di roba, queste partite poi richiudi, vai sul gol di sicurezza, però umiltà, considerato che alcuni dei miei giocatori sono stati in infermeria tutta la settimana, per cui hanno dato il massimo di quello che potevano dare, non ho potuto schierare Fabio Risone, tranne sacrificarlo gli ultimi 7-8 minuti, per cui queste sono le partite che le devi fare per forza così, se non gratti il terreno. Non c'è una differenza, ammesso che ci fosse durante il torneo, una differenza tale che io sono, comando, faccio. Io sono abituato così, in modo pragmatico. Stavamo 2-0, per il primo e secondo tempo ho detto se ci è riuscito a soffrire 45 minuti andiamo avanti, se no penso che ci fermiamo in questa fermata. Hanno lottato, l'hanno fatto col cuore, la gente ci ha dato una mano, perché non è da tutti i giorni, è un momento che la squadra soffre, spronare, perché è vero che stavamo soffrendo, probabilmente c'era qualche spinta di troppo e siamo stati un po' dentro dopo quello che avevamo fatto, però bene, avanti. Mister, voi un mese fermo, loro 46 partite giocate, quanta differenza c'è stata, non tanto mentale, ma proprio dal punto di vista dell'impatto? No, l'impatto, Montineri, è anche aspetto mentale che ci deve, ci può stare, lo immaginavo, perché loro dovevano vincere, fra l'altro arrabbiati che hanno perso il primo due finali, il primo treno l'hanno perso qualche giorno fa, per cui te lo aspetti, no? Che vengono, voglio, noi siamo là, ti aspettiamo, vediamo, giochiamocela. Fortunatamente per noi, o siamo stati bravi, o un pizzico fortunato, non lo so. Abbiamo chiuso il primo tempo per due anni, dopodiché c'erano solo lanci lunghi da parte loro, che sì, sì. E probabilmente forse qualche pallone dentro l'area nostra non doveva entrare, c'era qualche spinta in più, però hanno fatto pronti via, rientrano nell'ordine delle cose, ecco perché ho chiesto umiltà e mi hanno accontentato anche con la ciliegina di due gol nel primo tempo e ce li teniamo stretti e questo turno ce lo teniamo strettissimo. Ora, E ora io lo butto, perché io il calcio lo vedo in un determinato modo, non per cercare altre situazioni, spererei, dato che è una finale, di andarlo a fare in un campo adeguato, con tutto che il mister Bianco evidentemente ha le proprie carte, io me la gioco là, ma comunque in un campo adeguato, ma anche se fosse in terra battuta, però con la disponibilità delle tribune per la nostra gente. Perché
se dobbiamo gioire, gioiamo insieme, se dobbiamo soffrire, pazienza, soffriremo insieme, perché io vengo dall'episodio della partita di ritorno a Mascalucia contro la San Pio. C'erano i nostri tifosi fuori, 100-200 persone, addetti ai lavori, di cui 50 gendarmi, e io 50 mi sentivo, gendarmi. Mi sono arrabbiato con, sì, con il direttore, mi sentivo in colpa che la gente mi diceva: mister, no, questo non è il calcio. Il calcio è andiamo a giocare, una vince, una perde. Io spero di vincere sempre io, oggi ce l'abbiamo fatta, però nelle condizioni ideali, ma non è per cercare di mettere le mani avanti, non mettere la cosa, perché secondo me ci andremo. Beh, lì lei ha una grande, lei ha una grande storia di rivalsa in quel campo. Sai che No. Magari si ribalta. Si Siracusa. Però c'è stato un anno, al tempo delle guerre puniche, primo anno che ho allenato, che io nella finale, per salire, promozione, di promozione, ho battuto proprio il Siracusa, Siracusa Marcozzi, 1-0 sul record. Io allenavo il mister Bianco. Una loro, ora tocca di nuovo. Appunto, cioè c'è una rivalsa. Qualsiasi campo, che sia di buon auspicio. Poi sono gli amici miei da quel lato che devono fare questo miracolo. Che da là, se riusciamo a fare questo, vedremo. Speriamo di fare un passettino. Se a me mi è riuscito, anche essendo stato eliminato quando ero qua, tutte le cose, sì, fare 70 secondi, essere eliminato e play off, però l'anno successivo si era così in Serie D, sì, di storia. La storia può essere riscritta anche tramite la capacità del DC Finocchiaro, no? A noi interesserebbe mettere la ciliegina su quello che da dove eravamo partiti. È stato un percorso duro, però è importante, perché la storia non conta più l'immediato, non è che si può cancellare. Eravamo nei play-out, poi siamo un passo dalla finale del girone, e poi per cui ce la togliamo. Esatto. Sono stato con i grandi fino a 10 minuti di fa, poi ci rilassiamo un po', bello cappuccino all'altro qui, e poi cominciamo. Credo che è stata una settimana molto combattuta, soprattutto da parte della società, del mister. E grazie a Maurizio Iago e a tutte le candelere. E magari con tutte le Uzzo. Che all'ultimo per i capelli ha preso anche Stefano Frittitta, l'abbiamo messo in campo. E abbiamo avuto problemi sin dall'inizio, sia con Balmenteri, con Carbonaro, con Bufalino, con Visone, con Frittitta. Una settimana che combattiamo tutti, partendo dal nostro collaboratore Basile fino all'ultimo dei dirigenti. Siamo riusciti incredibilmente in 6 giorni, perché ci stanno succedendo tutti a noi. Da un mese che ci avevamo non succedeva. 6 giorni prima della partita si infortuna Frittitta, si infortuna Palmenteri, facciamo di tutto per recuperare Palmenteri. Palmenteri apposta in campo. Venerdì sera, mentre esce dal campo, si prende la sorta. Non deve giocare da solo, distruzione. Mentre usciva. Il famoso incidente casalingo. Nemmeno un contratto. Perché io le partitine, nella parte finale dell'allenamento, della settimana, li voglio evitare. Nemmeno un contratto. E giocato con una camicia di infiltrato. Infiltrato con delle cose speciali che ha procurato il dottore Calderella insieme al dottor Liuzzo. È entrato in campo con la caviglia e il gonfio, è andato al massimo. Come la stessa cosa, è andato al massimo sia Pisone, che domenica è riuscito ad arrivare anche lui. Cioè la grinta che il mister sta trasmettendo ai ragazzi, tenendo alla partita veramente, cioè è una cosa da incomiabile. Perché vedete dei ragazzi, 7 giocatori fuori, e fare di tutto facendo 2 terapie al giorno per esserci in altri campi con un altro spirito. Io sono infortunato, non ci sono, e levavano la responsabilità. Lo sappiamo, sono stati tutti quelli professionalizzati. Due cose: lei quando vede San Pio vede rosso e si vede, ok, e per un chiarimento chi vedrà il video su Gol Sicilia, la norma
di questa cosa del ripescaggi della fase nazionale, perché ci sono confusioni. Mettiamo caso che il Siracusa arriva in finale e vince tutta questa fase, perché le sue parole sono come le carte federali, sono certe. Va bene? Abbiamo avuto la prova quest'anno. Allora, quindi mi dica lei. Allora, sono due cose. Intanto noi stiamo facendo di tutto per vincere direttamente le finali. Dobbiamo vincere da subito, perché poi c'è, ovviamente, oggi domani si dovrebbe aspettare il ripescaggio, ci sono dei tempi che si devono aspettare. Il nostro obiettivo è di vincere le finali. Ovviamente sappiamo fino all'ultimo che abbiamo una squadra in cui siamo partiti dall'inizio con dei punti proprio molto bassi, siamo riusciti a risalire. Ma è anche vero che la squadra l'abbiamo fatta all'ultimo momento. E, per quanto riguarda il regolamento, se chi va alle finali può partecipare al ripescaggio, chi non va alle finali non può partecipare tassativamente al ripescaggio, almeno che vengono ripescate tantissime squadre che hanno presentato il ripescaggio, dopodiché si riaprono i termini per tutte le altre squadre d'eccellenza d'Italia che non hanno partecipato alle finali. Perciò la priorità è solo ed esclusivamente, tant'è vero che una squadra che se non arriva in finale, nelle finali, non viene messo neanche in graduatoria. Noi parliamo nazionale. Sì, sì, no, stiamo parlando di finale nazionale, finale assolutamente. La domanda è stata fatta apposta. Ovviamente se il Siracusa con tutte le i gradi che c'ha riesce a arrivare alle finali, io presumo che c'ha, non dico proprio tante possibilità di essere ripescato nei primi posti. Perché? Perché questa società proviene dal Palazzolo. Palazzolo già 2 anni fa faceva la Serie D e dà dei punteggi. Un anno ancora e dà ancora dei punteggi. Siamo a Siracusa, una città che ha fatto la C, uno stadio che ha fatto la C, la Capienza, un capoluogo di provincia. Ciao, tanti componenti. Tanti componenti. Okay. Però l'importante per noi, come ha fatto il mister, anzi il prego di sabato, domenica c'è il mister Bianco. Poi si vedrà. Perché non c'è sabato. Ma chi non gliel'ho detto? Tanto? C'è un secondo tempo. Facciamo questo, dopodiché facciamo questi ragionamenti. Ci possiamo un po'. Però l'importante è uno a uno. Questa è la cosa più importante. E se lo dite voi due ci crediamo assolutamente. Grazie. Grazie a voi.